Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare il modulo multiprotocollo della nostra radio. Aggiornare il modulo è utile per avere nuovi protocolli e migliorare la stabilità di quelli già esistenti. Inoltre, se visualizzate il messaggio aggiornamento modulo raccomandato, diventa una scelta quasi obbligata. Questo perché se non aggiornate, il modulo potrebbe non funzionare al meglio. Questo tutorial è valido per Jumper, Radio Master, Radio King e tutte le altre radio che hanno il modulo multiprotocollo interno. Inoltre potete usare questo tutorial per aggiornare i moduli multiprotocollo esterni come URWAV, Jumper, iRange e altri, sia in versione normale che in versione Lite. Per iniziare dobbiamo procurarci il firmware che troviamo nel sito ufficiale del progetto multimodulo. Come sempre vi lascio il link in descrizione. Andiamo in questo menu a tendina e individuiamo il nostro modello. In questo elenco sono presenti tutte le radio e tutti i moduli esterni. Per questa guida aggiornerò il modulo della mia Radio Master TX16S. Il sistema nei filtri ci propone già le impostazioni giuste, quindi qui lascio tutto così. In aggiunta possiamo scegliere l'ordine dei canali che per le nostre radio di solito è Aether. In ogni caso l'ordine dei canali può essere modificato velocemente o dalla radio o su Betaflight, quindi non mettetevi troppi problemi su cosa dovete scegliere qui. Dopo aver scelto la radio e affinato la ricerca con i filtri, nella sezione download sono rimasti tre file da scaricare. Il primo è il firmware vero e proprio, gli altri due vanno scelti in base al sistema operativo della radio. Questo è per radio basate su AirSky, mentre questo è per radio basate su OpenTX. La maggior parte degli utenti quindi dovrà scaricare questo e ignorare l'altro. Quindi non mi rimane che scaricare il primo e il terzo file. A questo punto dobbiamo copiare i file che abbiamo scaricato nella microSD della radio. A sinistra ho la cartella download nella quale ho appena scaricato i file, mentre a destra c'è la microSD della Radio Master collegata al PC tramite adattatore USB. In alternativa, se preferite, potete collegare la radio al PC direttamente con un cavo USB. Il file con l'estensione .bin è il firmware che dovremo installare sul modulo, quindi lo copio nella cartella firmware della microSD. Alcune radio non riescono a visualizzare file con nomi troppo lunghi, quindi nel caso rinominate il file tenendo solo il numero versione. Questo archivio zip invece contiene alcuni LUA utili per alcuni protocolli, quindi dobbiamo estrarlo. Apro la cartella e copio la cartella script sovrascrivendo eventuali file con lo stesso nome. Qui abbiamo finito, rimuovo la microSD dal PC e la rimetto nella radio. Ed eccoci sulla Radio Master, ora vado nel menu di sistema e mi sposto a pagina 2. Quindi entro nella cartella firmware. Qui c'è il file che dobbiamo installare, lo seleziono e premo Enter. Come vedete possiamo scegliere tra Flash Internal Multi o Flash External Multi. La scelta va fatta in base al tipo di modulo che dobbiamo aggiornare. Se un modulo interno come quello della Radio Master, scegliamo la prima opzione. Se invece abbiamo un modulo esterno, scegliamo la seconda. Quindi clicco Enter. Partirà l'aggiornamento firmware. Perfetto, aggiornamento completato, sulla radio non c'è altro da fare. Se volete maggiori informazioni sul progetto multimodulo potete partire dalla pagina download per arrivare a quella principale. Qui avete tutta una serie di informazioni utili come ad esempio la compatibilità radio o i protocolli supportati. Questo può tornare utile nel caso stiate cercando un protocollo in particolare e volete vedere se è supportato. Per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come aggiornare i moduli multiprotocollo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.